Sindaco Enrico Pergallini ha avuto modo di parlare con la famiglia di Paolo Capecci. Cosa vi siete detti? Che si sta stanno provando i familiari? Beh, era il minimo che potessimo fare come comune, possiamo far poco in questo frangente perché poi naturalmente la situazione, il problema è gestito direttamente dall'ambasciata. E ho prima telefonato alla mamma, poi ho incontrato i familiari qui in comune e naturalmente abbiamo condiviso la preoccupazione per questa situazione difficile, la mamma naturalmente molto 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 preoccupata. La buona notizia è che l'ambasciata si è messa subito in contatto con loro, loro sono quindi, hanno un canale diretto per poter ricevere informazioni. E devo dire hanno reagito nella maniera giusta perché si sono ben organizzato anche con le altre famiglie degli altri tre ragazzi per poter indicare un legale comune affinché assista i ragazzi lì in India. È una situazione insolita da gestire per una famiglia, sia emotivamente sia praticamente. È stata un po' ingigantita dai mass media indiani questa situazione. Oddio, non posso esprimere giudizi, non ne conosco tutti quanti gli estremi. Certo è che se in effetti l'accusa è per aver così danneggiato il patrimonio pubblico, pur se in India naturalmente danneggiare il patrimonio pubblico è un reato importante. Io spero che nelle prossime ore le autorità indiane, dopo le indagini che dovranno fare, ci mancherebbe con rispetto, facciano rientrare tutto un po' nella normalità e questa vicenda, riassuma dei confini gestibili praticamente per i familiari e per i ragazzi. Sviluppi nelle prossime ore? Allora, ce l'auguriamo, i familiari ecco, sperano già in poco tempo, tra oggi e domani, di avere qualche notizia in più. Io naturalmente non sto ad insistere perché è un momento in cui bisogna anche rispettare una situazione, emotiva della famiglia. Speriamo nelle prossime ore di avere buone notizie e di poter festeggiare un lieto fine alla vicenda.